Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e si ricomincia con una nuova stagione di video Potteriani. Ragazzi, oggi un video molto molto importante di un nuovo pezzo della mia collezione che non vi avevo ancora mostrato qui su YouTube, ma che vi avevo già mostrato su Instagram. Mi trovate lì come antonio.seria. E a proposito di Instagram, vi voglio dare una novità, perché è già da qualche settimana che io, Rudy di The Potter Book 85 e Graziano di Mogra Collectibles, abbiamo iniziato un nuovo progetto. Noi stiamo realizzando una live settimanale, in questo momento il giovedì dalle 21 alle 22, con un ospite. La prima live eravamo solo noi tre per presentare il progetto, la potete recuperare questa e tutte le altre sul profilo di Rudy, ma anche sui nostri, mio e di Graziano. Trovate tutto in info box, mentre nella seconda live avevamo come ospite Francesco di Always Wants, che ci ha un po' raccontato il dietro le quinte del lavorare con Noble Collection, di cosa vuol dire vendere prodotti legati ad Harry Potter, del suo essere collezionista, una live molto molto interessante. E nella live della settimana scorsa, che potete sempre recuperare e vi lascerò comunque tutti i riferimenti in info box, abbiamo avuto come ospite Alessio Salitore. Sono sicuro che il nome di Alessio non mi suonerà nuovo perché ne ho già parlato diverse volte anche qui su YouTube ed è stato anche parte fondamentale di Etna Comics della mostra che abbiamo realizzato col suo busto per l'appunto di Severus Piton che vi ho mostrato su Instagram diverse volte e in questo caso parleremo appunto del lavoro di Alessio perché ha deciso di regalarmi una sua opera. Dopo Etna Comics, e quindi è giusto che io ve la mostri anche qui bene nel dettaglio su YouTube. E Alessio è un painter, si occupa della pittura di prototipi, di statue sotto licenza, ma soprattutto si occupa anche del suo studio che si chiama Savage Sad Boys Customs, dove appunto si occupa di realizzare opere custom. E in questo caso io vi mostrerò quella di Severus Piton, ma vi consiglio assolutamente di seguirlo sui suoi account perché ha già realizzato una nuova versione di questo Severus Piton, sta realizzando tante altre cose legate al mondo di Harry Potter, ci sono davvero tante cose in ballo, molto molto interessanti, quindi ragazzi assolutamente da seguire perché ne parleremo ancora. Detto ciò, fatta questa doverosa premessa, questa prima infarinatura su chi sia Alessio, il suo studio, cosa faccia e dove recuperare la sua intervista, quindi la trovate su Instagram, ragazzi, un'intervista di circa un'ora e un quarto dove lui ci racconta tutto il mondo dell'action figure, della pittura, del custom, della sua passione per Harry Potter, perché quello è il filo conduttore di tutte le nostre interviste. Quindi, ragazzi, mi raccomando, fatevi sentire, giovedì alle 21 avremo un nuovo ospite. Detto ciò, ecco qui la box, anche questa custom, ragazzi, questa è una box in legno che va a riprendere la copertina del libro di Fozioni del Principe Mezzosangue. Questa è tutta in legno ed è fantastica. Come alcuni di voi più scaltri avranno già notato, c'è una firma qui in basso. Questa non è la firma di Alessio, ma è la firma di Francesco Vairano. Chi è Francesco Vairano? Spero che molti di voi lo sappiano già, ma si tratta del doppiatore di Severus Piton in tutti i film della saga di Harry Potter. Perché ho il box firmato? Perché è stato ospite da Oblivion, il pub che vi ho mostrato nel video precedente, se non sbaglio, a Partinico, il pub di Davide Francesco di Always Wants. Quindi c'è stato questo evento qualche settimana fa con la presenza di Francesco Vairano che ha letto dei passaggi dei libri del Principe Mezzosangue, ha fatto un vero e proprio show lì nel locale e ve lo dico già, molti altri eventi si faranno da Oblivion, ci sarò presente anch'io, ci sono davvero tante cose in ballo, ma seguiteci sia qui che su Instagram, ve lo ripeto ancora, a me, a Graziano di Mogra Collectibles, The Potter Book 85, Alessio, Oblivion, Always Wants. Siamo tutti una grande famiglia e seguiteci perché ci sono davvero in ballo grandissime novità. E per l'appunto
Alessio era presente durante quella serata perché ha portato lì, ha presentato lì i suoi nuovi busti di Severus Piton, uno dei quali è stato acquistato direttamente da Francesco Vairano perché ovviamente si è innamorato di quel busto e ha voluto portarlo con sé. E a parer mio questa è già una delle più grandi soddisfazioni che possa aver ricevuto Alessio, visto che il suo lavoro è stato apprezzato dalla voce di Severus Piton. E quindi aveva il mio box con sé e l'ha fatto autografare, quindi adesso questo box autografato dal doppiatore di Severus Piton. Ma non solo, piccola parentesi, durante la serata si poteva prendere uno di questi cartoncini con Severus Piton da farsi dedicare da Francesco Vairano. E ragazzi, spero di potervela mostrare, anche se la calligrafia non è chiarissima. Questa è la dedica che mi ha fatto a distanza e devo dire che la voce corrisponde perfettamente al personaggio perché, ragazzi, è esilarante. Adesso ve la leggo. C'è scritto ad Antonio che ha preferito essere altrove, Francesco Vairano. Ragazzi, non è l'unica dedica che è su questo tono, perché anche quella di Graziano è molto divertente, così come quella di Rudy. Ma vi consiglio di seguire il loro account per scoprire cosa ha dedicato loro. Davvero, questa è stata una chicca ulteriore e devo ringraziare sempre Alessio che me l'ha portata e giustamente Francesco e Davide che ci hanno dato la possibilità di incontrare questo personaggio. Ma adesso è giunto il momento di aprire questa box, ho parlato più che a sufficienza, e qui dentro troveremo il busto iperrealistico realizzato da Alessio dal suo studio in resina, stampato in 8K, e ragazzi è qualcosa di fenomenale. Io sono ancora incredulo di averlo. Ho ringraziato tantissime volte Alessio e continuo a farlo anche qui, Alessio e il suo studio, perché davvero grazie. Io sono senza parole e non vedo l'ora di acquistare nuove cose. Ecco qui, andiamo ad aprire la nostra box, che ovviamente ha del pluriball protettivo all'interno, e andiamo a toglierlo perché vediamo cosa troviamo. Ecco qui. Abbiamo all'interno il nostro busto scomposto in due parti, abbiamo la testa e poi abbiamo il torace. Adesso lo andremo ad assemblare e lo andremo ad assemblare su un supporto interamente fatto in legno e che viene corredato il tutto con ovviamente un certificato di garanzia che adesso vi mostrerò. Eccoli qui, abbiamo questo bellissimo supporto in legno con la base nera e poi la parte alta in verde, sembra quasi un effetto marmo verde, verde e nero, e poi mi piace tantissimo questa parte mancante, questa rottura che c'è appunto nel supporto. E poi qui abbiamo il nostro certificato di autenticità che in questo caso mi è stato fatto personalizzato e riporta il seguente testo: test di stampa e pittura del primo prototipo del busto raffigurante Severus Piton, in scala 1 a 3 con opzione capelli scolpiti, donato alla collezione di Antonio Seria. Progetto curato dallo studio Savage Sad Boys Customs, pittura e direzione creativa di Alessio Salitore, modellazione stampa 3D Rui Lab, design e consulenza creativa Giorgia Biancorosso, piedistallo Adelmo Legno. Quindi capite quanta gente ci lavora dietro un progetto del genere. Io sono doppiamente felice di avere questo pezzo perché, come vi ho detto, si tratta appunto del test di stampa e pittura. Quindi questo è il primo prototipo realizzato di questo Severus Piton iperrealistico. Davvero sono ancora incredulo. Me l'ha mandato per esporlo da Etna Comics e poi ho deciso di lasciarmelo. Quindi senza parole. Graziano e Rudy invece hanno deciso di prendere altre due versioni di Piton, uno in scala sempre 1 a 3 come questo, Graziano in scala 1 a 6, ma ve li mostreranno loro poi nei loro contenuti. Adesso andiamo a comporlo. Quindi prendiamo la nostra base, andiamo a metterci sopra il nostro torace, ragazzi.
Io lo tocco con le mani così nude, Alessio si starà rivoltando nel suo studio perché lui li tocca solo con i guanti. Io non avevo i guanti, volevo farlo, quindi ti prego Alessio, perdonami. Andiamo a posizionare quindi questo qui e poi prendiamo la testa che in questo caso, come ho letto, ha i capelli scolpiti, ma è possibile averlo anche con i capelli innestati. Questo è già meraviglioso, fa già paura così da quanto è bello, figuratevi quello con i capelli innestati, che giustamente richiede una montagna di lavoro in più. Ecco qui, andiamo a inserire la testa di Severus e ragazzi, ecco qui il nostro Severus Piton in tutto il suo splendore. Io adesso vi farò un po' di panoramiche, cercherò di mostrarvi i dettagli del viso perché sono davvero impressionanti. Riusciamo a vedere i pori della pelle, la pittura, la stampa, la scultura è tutto di un livello altissimo ed è impossibile trovare roba del genere in commercio fatta in serie, ragazzi, scordatevelo. Questa è roba di altissima qualità. Quindi, per qualsiasi informazione, contattate Alessio. Alessio è la persona più disponibile al mondo, vi darà tutte le informazioni, delucidazioni del caso, quindi mi raccomando, fate sentire il vostro affetto ad Alessio perché se lo merita davvero tutto e recuperate la live soprattutto. Io sono davvero innamorato di questo busto, dovete vedere gli occhi che adesso vi mostrerò comunque più nel dettaglio, dovete vedere la pelle, dovete vedere i vestiti, la texture del suo abito, il colletto della camicia, i capelli, il naso, la bocca, ragazzi, io perderei davvero le ore e ci ho perso le ore ad ammirarlo, a guardarlo. Devo dire che questo pezzo è stato esposto ad Etna Comics, chi è venuto l'ha visto ed è stato uno dei pezzi di punta. Chiunque mi ha chiesto informazioni quando passava da quella vetrina, chiedeva informazioni, chi l'avesse fatto, dove lo avessi comprato. Quindi, davvero. Io sono ancora senza parole, sono incredulo, credo che per un collezionista di un certo livello di prodotti legati ad Harry Potter, prodotti esclusivi, questo non possa assolutamente mancare. Ha presentato da pochissimi giorni Alessio una nuova versione, quasi monocromatica, scusatemi per i termini perché io non sono un esperto del settore, quindi Alessio sicuramente sarà più preciso. Sui suoi social trovate il post dedicato con tutte le spiegazioni, però ne ha realizzato un altro con una scultura leggermente diversa, con gli occhi chiusi, una lacrima dorata, appunto in occasione dell'evento con Vairano. Vi consiglio di andarlo a vedere, non ve lo spoilerò qui sul video, andate sul suo profilo a vederlo perché è pazzesco anche quello. Quindi ragazzi, io devo solo che ringraziare ancora Alessio e il suo studio. Probabilmente sto sembrando un po' troppo mieloso, ma sto fangirlando tantissimo per Alessio. E ragazzi, ne sentirete ancora parlare perché mi ha aiutato anche a fare un'altra cosa che al momento non posso ancora rivelare, ma in un prossimo video vi mostrerò e vi racconterò la storia. Quindi ragazzi, spero che questo video di nuovo inizio per la mia collezione, perché come saprete già, se mi seguite su Instagram, sto vendendo e ho venduto gran parte della mia collezione perché dopo la mostra ho deciso di togliere tutto il merchandising, tutte le robe Nobel Collection per dedicarmi soltanto ad oggetti un po' più esclusivi. Molti di voi avevano paura che io avessi proprio smesso di collezionare, invece no, questa ne è la prova. Questo è il re che inaugura la nuova versione della mia collezione. E presto mi arriveranno tante altre cose autografate. Ci saranno altri incontri anche con attori, altri personaggi legati al mondo di Harry Potter. Quindi sto andando verso quella direzione: roba esclusiva, roba firmata. E ho già altre cose da mostrarvi, quindi ragazzi, tranquilli, non me ne vado. E poi a breve arriverà anche il terzo volume di Minalima, lo andremo a sfogliare assieme, lo comprerò assolutamente, quindi mi raccomando, non dimenticatevi del mio canale.
Detto ciò, come al solito vi ricordo di andare a sbirciare in info box tutto quello che vi linkerò e che sarà correlato a questo video. Io devo ringraziarvi ancora una volta per l'affetto, perché mi avete sempre comunque continuato a scrivere su Instagram, a farmi domande, a seguirmi. Anche le live sono molto molto sentite e quindi sono davvero super soddisfatto. Ragazzi, niente, questo video è già durato abbastanza. Io vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità. E mi raccomando, seguite Alessio Salitore sui social. Detto ciò, io vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo presto. Ciao!